Ragazzi e uomini con ai piedi scarpe o calzari rossi in centinaia attraversano il centro di Ravenna insieme alle loro compagne, sorelle e fidanzate, perché la violenza sulle donne non è un problema solo delle donne. No, assolutamente, è anche un problema nostro e infatti io e il mio compagno di classe abbiamo scelto di tenere questi cartelli. Il 58% dei femminicidi è per mano del partner o dell'ex. Non bisognerebbe nemmeno pensarci. Proprio non ci sta. Studenti, famiglie, associazioni, centri antiviolenza, a guidarli il comune di Ravenna e rappresentanti di tutte le istituzioni e forze dell'ordine della provincia. Se c'è il prefetto, c'è il questore, il colonnello dei carabinieri, finanza, vigili del fuoco, significa che è un problema che è di tutti e noi dobbiamo dare l'esempio. Il corteo si ferma per alcuni momenti di riflessione, prima fermata la villa dove Giulia Ballestri fu uccisa dall'ex marito Lorenzo Cagnoni. Giulia, Ilenia Fabbri, Elisa Bravi, solo alcune delle tante, troppe donne uccise a Ravenna da uomini maltrattanti. Le unisce la decisione e l'aspirazione di avere una propria libertà di scelta, e questo sembra corrispondere con l'interruzione della loro vita. Tanti casi, troppi casi a Ravenna, in tutta Italia, uno ogni 3 giorni, è una cifra che veramente toglie il fiato, toglie il respiro. Le donne devono sapere che possono ribellarsi, che possono chiedere libertà, perché tutta la comunità è dalla loro parte.